Ancora Borgogni. Serie di scambi, poi l'azione che cerca uno sbocco. Gambini, pallone in verticale, ottima lettura difensiva in questo caso di Nardi. Poi finisce a terra, tutto regolare qui. Buon pallone recuperato, attenzione al tentativo di Vica, che palla dentro, c'è il gol! Il vantaggio con il colpo di testa di Alunno, che porta in vantaggio dunque l'Isola. PM Allarmi, stacco perentorio sotto porta, e dopo 4 minuti la finale si sblocca con questo colpo di testa vincente di Alunno. Sì, è stato un bellissimo gol, anche se è nato da, diciamo, da un errore difensivo da parte della squadra delle Logge, ma l'azione che ne è susseguita, diciamo, ha portato a un bel cross e un bel intervento di testa, davvero un bel gol. Gioca Martini con il destro, proverà a cercare la porta, stavolta ovviamente magari una parabola a giro, 5 in barriera per l'Isola, va Martini e la palla in rete, il pareggio delle Logge al 35esimo e 30, calcio di punizione diretto battuto da Martini. Stavamo appena dicendo che evidentemente il piede si è scaldato strada facendo, arriva all'1-1, diciamo che per insistenza può essere anche meritato, anche se fino a questo momento non aveva trovato grandi spazi. Sì, effettivamente solo sul calcio da fermo, diciamo, si era visto un po' le Logge, si erano viste, ma non c'entrando la porta. Questo, il piede sensibile, come avevamo detto prima, si è scaldato e ha trovato davvero una bella traiettoria per un pareggio che adesso, fino adesso, mi sembra meritato. Siamo sul 4-2, ma Vantaggio potrebbe mantenere lo svantaggio ad un solo gol. Se sbaglia però le Logge diventano campioni provinciali. Se segna si va all'ultimo rigore. Parte Vantaggio, anche lui deciso, traversa, le Logge sono campioni provinciali Wisp. Campioni provinciali Wisp dunque le Logge, parte la festa in campo. Le Logge campioni provinciali Wisp, una bella soddisfazione. Immensa soddisfazione, scusate per la voce ma l'ho decisamente persa. Il merito dei ragazzi comunque, è stato un mese difficile ma ci siamo preparati bene. E un ringraziamento particolare per tutti, si è fatto 3 grandissime prestazioni. Tra l'altro era partita male subito con quel gol, poi invece avete preso in mano la partita, avete giocato anche molto bene. Il carattere della squadra è venuto fuori, finalmente è venuto fuori, quello che ci è mancato nella regular season. A chi dedicate la vittoria? Bella domanda, ci si dedica a noi stessi, si dedica a chi si dedica Italo, il direttore sportivo? A noi stessi ce la dedichiamo, ce l'abbiamo meritata, va bene. Complimenti, grazie.